Mascherina per favore. Quanto costa la mascherina? 2 euro. Però sai che c'è che sta gag, sì. Cioè l'abbiamo già vista mille volte, no? No, io non pago, mo dirà. Ma dove era una cifra? Una cifra, effettivamente. Sì, vabbè, però. Ma che è l'FPP sempre 20. I soliti gag. Cioè, sì, aggiorna del pochetto. È ridondante, vabbè, quello sì. Quanto costa pure questo? Perché io adesso 2 devo euro, sperare... no, non li pago, ti do uno, cioè. Pure perché io adesso devo sperare che lui non cada penalmente nel furto. Ma non credo. Devo sperarlo, e io che ne so, io non l'ho mai visto. Io questo devo sperarlo. Sono 10, cosa, Ivan? 10 euro? Ah, 10 mascherine. Ah, vabbè, ci sta, dai. Andiamo, sì. Andiamo. Poi soprattutto se sono FFP2, che è la variante Omegle per continuare Brodino, insomma. Mm-hmm. Cioè, capito? Mo' AFF, poi la SSJ. Il Povid, però per due anni tutto Omegle. A posto, capito? Il Povid. Per due anni tutto a posto. Tutto a posto. Sono orecchini da fusione. Di virus. Potara. Sta a posto per tutto, fino a tutto male. Ma 2 euro mascherina? 10. Però no. Questi qua li chiamo dopo. Prendimi! Ah! Sai che non fa manco più effetto. Fa ride sto frame. Ho capito, ma pure se muoveva tutto velocissimo però, dietro. Ma io mi sono spaventato. Però capito, sì. Ma è un effetto cinematografico. Lui è un dolly umano. Sì, un dolly umano. Effetti grandi. Prendimi! Cioè, capito? Se fa fare quel sorriso, però ormai sa già de vecchio. Sapete, sì, ecco, no, già, questa è una cosa... Già visto, è già finito. Cioè, sì, nel sì. Senso, se tu parti a bomba, ok? E il tuo contenuto principale è già quello in partenza. Come abbiamo detto più volte, l'asticella a un certo punto non la puoi più alzare, chiaramente. No. A meno che non fai cose gravissime, sempre più grevi. Ho capito, ma visto che ma qualcosa poi anche bannano, di non può. Più pensato, perché una certa, come posso dire, proprio è ridondante, proprio è scontato. È giusto, è giusto. È come quello, no? È quello. È ridonaliante. Infatti sono curioso di scoprire se comunque la sua creatività lo porterà a fare qualcos'altro. Ripeto, una live di ieri, la sua enorme creatività. Qualcosa sarà mettato, ma soprattutto se questo pubblico di cui si vanta lo seguirà per cose non sicuramente da edgy, non credo. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Puoi leggere le fiamme. Saranno pure i cazzi suoi, vediamo. Oh, questi qua ve li chiamo dopo. Prendimi! Ah! Devo scappare senza mascherina. Mamma mia. 2 euro, oh. Mamma mia. Tengo, tengo. Il mio problema è che ho la testa che non funziona. No, ma. Dai, tengo sti 2 euro, dai, che devo andare. È business, 10 mascherine ti compro. Ho avuto figli, ma mai così. Vabbè, ha avuto anche figli normali. Sì, fattualmente. I tuoi genitori hanno anche figli normali? Top cheat. Mamma mia, ragazzi. Particolare. Ecco. Infatti, per quello mia mamma. Mi dai 2 euro, per favore? Tenga, mi... ok, tenga pure il centesimo. E ciao, buonanotte. Mi devo mettere la mascherina, adesso me la metto. Semina dispiacere ovunque vada. Cioè, semina dispiacere. Questo mi dà fastidio. Il seme della discordia. Sì, sì. Semina proprio... Agita le persone. Cioè, sì, gente nervosismo. Che si incazza, sì, che sì, si rovina sì, la sì. Giornata lavorativa. Esatto. Che si scamma lavorativamente. È questa la cosa peggiore che fa proprio, sì sì. Perché già l'ha allertata. Cioè, più che le cose che effettive che fa, è proprio il mood che crea attorno a lui, che è proprio brutto, tossico, non mi piace. Sì. Scemo... Qualcuno però potrebbe dire, però è pane per chi vuole vedere questa tipologia di contenuto. Però capito. Quanto durerà se mo ricomincia a fare queste cose? Ma infatti già qua si è limitato, eh. Cioè è tornato indietro, certo, con la sua saccenza, presunzione, via de sti sordi. Sì, e poi sì. A un certo punto, se non sbaglio, ha detto chiamo la polizia, perché lui ha fatto quale polizia? Se là si è carmato de corpo. Mi devo mettere la mascherina? Adesso me la metto. Fa ride, se ne mette tutte, mette 14, però non ci riesce. Messe 16. Fa ride. Fa ride, questa è una cosa originale. Sì, sì. Fa ride. Ecco. Cazzo, che babbeo. Boh. Fa ride. Sì, sì, sì. Ci sta. Una catapulta. Un cannolicchio. Una catapulta. Lei. Ci stanno. Va bene così. Siamo attentissimi.
Vedi, sta a fare clown, mo. Sì, adesso va bene, scusi, signora, va bene, dai, uffi. Si è addolcito. Ma sei abbassata. Sì, ma... Questo è perché è stato bannato, sì. Penso. Durerà due giorni. Tra... Uffi. Che so, ho bevuto come un bicchiere d'acqua sorgiva. Ma secondo voi è più fantascientifico utilizzare uffi o urca nella vita reale? È greve, o opla. Quanti follower ha perso con uffi di tutti quei ragazzini uffi. Fomentati? Infatti sì. Non è molto gangsta uffi. Però sei riabbassata sottarnato, quindi top useless proprio. Opla. Greve. Che vergogna. Screenders, posiamo le qua. Oh. Ma sono utili, ma no, così le sprechi. Non c'ha senso. Non potrà più utilizzarle nessuno. Uno spregone. No. Brutto gesto. Sì. Il re di Torino. Il re di Torino, non comandi nemmanco a casa tua. Eh? Qual è il problema? Che problema? Io sono mascherino. Che c'è? Cos'è il problema? Che si è rivoltato male. Eh? Perché si è rivoltato male al box? A box? Ho preso le mascherine, mi ha detto 2 euro. Ho detto, ma com'è possibile 2 euro? Mascherine, 2 euro devo spendere? Ma sono 10 euro. Ma ho capito, ma ne volevo una. Ma uno non si può vendere singola. Si vendono 10 proprio con tutto il completo. Ma la sicurezza? Io penso che sì, eh. Sono mica uno. Ho preso le mascherine? Okay. A posto, finito. Va bene. Hanno capito manco loro perché stanno là. Sì. Era la security. Perché ti sei comportato male, generico? Eccoli. Questo è il mobby. O Polly. Oddio, il mobbio è vero. Polly dei futuri. Polly dei futuri. Palla. Vabbè, per arrotondare. No, sì, per arrotondare con questi vento dei futuri. Mi dispiace. Che ne è al massimo. Dobbiamo farli suonare di più. Sto facendo video a me stesso. Non iniziamo con queste cose. Ti metto sulla foto, non puoi farlo all'interno. Io sto facendo video a me stesso. Non puoi farlo. Ma a me stesso sto prendendo la mia faccia. Sto prendendo. Non puoi farlo. Nel locale non puoi fare il video. Perché non c'è il divieto. Che divieto è? Che articolo sarebbe? Che articolo sarebbe? È diventato un giurista. Esperto di legge. È diventato un giurista. Sì. Costituzionalista. Va bene, fammi vedere questo articolo. Vieni con me. Dai tu, io devo vedere. Ma smettila, dai. Parla con... pure fortunato perché non s'accaniscono comunque. Non so, o sono intimoriti o non c'hanno sbatti. Capito che acchiappa, poi ma tu là pensi, risuccede la stessa tu stai cosa. A lavorare là, sottopagato, dici ma che me che cazzo me ne frega mo di andarmi a scontrare con questo. Non è la loro casa, è il loro negozio. Basta la security del Conad. Non gliene frega un cazzo. Gliene frega un cazzo. Certo, un conto che ti entra all'interno di casa, come stai a dite, là la cosa cambia. No, certo. Ma non è mai entrato in casa di qualcuno. No, per via poetica. No, però diciamo che senti nel bar di qualcuno che magari è la sua attività, magari familiare, là ci sta con magari su casa. Una macchina. Sì, l'avevamo visto. GTA. Sì. Eppure pure a GTA potevi entrare nelle case per rubare, se vi ricordate. Sì. Era molto divertente. Sì, c'era la missione secondaria GTA San Andreas. Sì, col furgone. Bellissimo. Rubavi televisore. Erano le mie preferite. Sì, il televisore. Era pure difficile quella missione, mi ricordo. Grazie, maledetti. Fede. Vabbè, andiamo avanti. Articoli, nessuno parla. No, ma perché? Per cazzo è un lama? Ma perché? Un lama? Ma perché? È anche un lama del Tibet. Boh. Perché è gangsta. Torino è veramente una giungla. Una giungla. Lui è il capo tipo... Mamma mia. È Mowgli. Dei primati. Esiste veramente non puoi prendere Guinness dei primati per Donalì. Fra, io conosco tu, fra, io se sono Donalì è perché conosco tutte le regole e le leggi del mondo. Non è che vieni e diventi un re. Vabbè, questo solito discorso per la sua community, no? Certo. Continua ad alimentare questa gimmick. Poco dopo aver detto ormai purtroppo è fatiscente. Ormai purtroppo è fatiscente. Se all'inizio comunque si poteva mantenere un po' questa maschera, soprattutto nei video Instagram montati da lui. Per i ragazzini, da lui. Certo. Oppure proprio i scimmioni, quelli là che si casano a vedere i coatti della strada che menano. Purtroppo no? Io sto vedendo il decadimento di questa maschera. Fa un po' tenerezza sì, adesso. Sì, è il decadimento di una maschera grottesca, secondo me. Cioè, inizialmente sembrava un essere fuori dalle leggi, senza paura. Adesso invece, giustamente e fortunatamente si trattiene. Però ovviamente...
deve fare ste cazzatine, perché poi alla fine sono cazzatine, che ti abbassi la mascherina, che fai il coglioncello, cioè purtroppo Dona Lisa è finito. No! No, è vero, è vero, è vero, si è bruciato tutto. Questo Dona Lì, bruciato tutto, questo sì. Dona Lì è finito. Ha molto, ha molto tanto altro da dare, ma ciò si differenzia proprio completamente da tutto quello che continua a fare. Ancora non capisce che quello che fa è merda. Tu stai cagando sopra Twitch. Tu non stai andando a streamare, tu stai cagando sulla piattaforma. Poi magari ci sarà un nuovo Dona Lì virtuoso. Io lo spero per lui.